Siamo ridotti male, amici. Già nel momento in cui noi, da migliaia di anni, ancora non abbiamo dato una risposta certa, scientifica e definitiva su che cos'è la morte e se c'è vita dopo la morte, è uno stato grave, almeno per un motivo. Tutti moriamo. Quindi non sapere che cosa accade come fatto scientifico dopo la morte è una condizione assurdamente di instabilità e pericolosità, perché io posso determinare nella mia vita, in funzione dei miei credo, delle mie opinioni, quali siano i parametri e gli argomenti principali che determinano le mie scelte, ma e se sono sbagliati? Fallimento di un'intera esistenza. È una situazione grave. Io ho bisogno sì di uno stipendio perché il corpo va nutrito, riscaldato, vestito, deve andare sotto un tetto, su un materasso, ma sto corpo è a scadenza, muore. Che succede dopo a me? Sono il corpo o non sono il corpo? Se io prendo, poi continuo con gli extraterrestri, ma vi sto spiegando la filosofia degli extraterrestri. Se io prendo la benzina, in presenza di ossigeno, ci metto una fiamma, che gli succede alla benzina? Si ossida, brucia, si ossida in modo violento. La benzina, ogni volta, in qualsiasi tempo e in qualsiasi epoca, io la metto assieme all'ossigeno e a una fiamma, brucerà sempre, cioè la proprietà di ossidamento della benzina è una proprietà intrinseca della sua natura. Quindi non la può perdere. Se il corpo muore, è evidente che il corpo non ha come proprietà intrinseca di essere la vita. Evidentemente il corpo è vivo e lo rende vivo ciò che ha in sé la proprietà vitale, che è la vita. La vita non può morire, la sua essenza più importante è di essere viva, quindi la vita non può morire. Muore ciò che è morto. Infatti, i componenti chimici del nostro corpo, tutti, appena il corpo muore, cercano per istinto naturale di rientrare nell'ambiente. Quindi il calcio se ne va con il calcio, il ferro se ne va con il ferro e il corpo si decompone perché l'istinto primordiale dei componenti chimici ricerca il suo equilibrio, perché era in una condizione differente dal suo status normale a causa della vita. Quindi la vita costringe il calcio, il ferro e tutti gli altri elementi che compongono il corpo a permanere in uno stato ordinario che noi chiamiamo vita. Ma quando la vita va via dal corpo, il corpo ritorna a essere quello che era prima che la vita lo mangiasse. Se io tolgo l'energia elettrica a questo computer, non gli mancherà nulla a livello hardware strutturale, ma non funziona più. Quindi questo hardware, se gli togliamo la corrente elettrica, quindi noi siamo la vita, quindi noi siamo eterni, perché la vita non può morire, quindi noi siamo eterni. Semplicemente ogni tanto ci mettiamo la muta da sub, di carne e ossa, scendiamo in questa dimensione per un certo tempo, poi ci facciamo due balle così e ce ne torniamo da dove siamo venuti, cioè da quel mondo dove la vita è eterna. Quindi se qui la vita non è eterna perché la vita non può morire, è ovvio che questo non è il mondo in cui origina la vita, questo è il mondo dove la vita per un certo tempo si manifesta per tornarsene dopo a casa sua. E noi, amici, che diciamo tra l'altro io sono, siamo la vita. Ora, non sapere nulla di certamente scientifico su questo fatto è una aberrante condizione di primordiale. Cioè siamo dei uomini delle caverne tecnologici, abbiamo un sacco di ciarpame tecnologico intorno, ma non sappiamo un accidenti di nulla di cosa siamo noi, niente, lo zero assoluto. Infatti siamo talmente imbecilli e manipolati che viviamo tutta la nostra esistenza sapendo che moriremo, facendo finta che non moriremo e scannandoci l'uno con l'altro per progetti e strutturazioni che lasceremo. Non ci porteremo via manco lo spillo con cui vengono tenuti fermi i colletti delle camicie nuove, manco quello ci portiamo via. Allora, domanda, ha senso farsi il seno di plastica per essere sexy?
Essere sexy è il massimo valore per una donna? Tra l'altro. Ha senso strutturare per l'uomo una grande carriera, io sono il più bravo, il più bello, ce l'ho più lungo di tutti? Ha senso? Non ha senso. Cioè, noi siamo come una persona che ha una macchina bellissima, si è fatto un c***o così, lo posso dire a Roma, un si scandalizza qualcuno, Francetto, no? Mi faccio un c***o così, mi sono preso, ah raga, mi sono preso la Ferrari, bella, lucida, meravigliosa. Arriva l'amico mio e dice, ammazzo come sei combinato male, come? Ma la Ferrari è bellissima. Sì, ma tu fai schifo. Puzzi come una capra, hai perso tutti i denti, sei denutrito, sei inguardabile. Ma io sono la Ferrari, io sono la macchina, vedi, toccala. No, tu sei il pilota della macchina, non sei la macchina. Quindi noi siamo il pilota del corpo, ma non siamo il corpo. Noi siamo il pilota della Ferrari, ma non siamo la Ferrari. La Ferrari finisce sottoterra o in un loculo, o in una camera crematoria. Chi è qui che ha l'illusione, tranne me ovviamente, io sono eterno, che non muore? Ecco, ci sono tre persone che non moriranno. Ah, di più, ecco, non morirete, va bene. Allora, tra oggi è 10, 12 giugno 2016. Allora, vi do appuntamento al 12 giugno 2216, ci ritroviamo qui. Amici, il 12 giugno del 2216 tutti e 7 miliardi di esseri umani viventi sulla Terra saremo tutti morti. Quindi questa assurdità che noi chiamiamo civiltà è una accozzaglia di dementi che vagano senza senso sulla superficie del pianeta, non sapendo dove andranno a sbattere la testa una volta che lasciano la Ferrari, che comunque finirà arrugginita, con le ruote crepate, scrostata. Ha senso lottare per tutto questo? Quindi ci mancano basi importantissime di conoscenza. Domanda, ma perché non ci pensiamo mai alla cosa più ovvia di questo mondo? Ma in che stato ci hanno ridotto quell'accumulo di cellule chiamate neuroni, tutte spente lì, non si capisce a far bene cosa? È una condizione grave, non ci riflettiamo mai su questo, tantomeno ce le... tranne qualche frase ma buttata lì che di fatto ce ne freghiamo, no? Quelli con la veste nera che stanno, no, avete presente, no? I ministri di quello che poi non si sa bene cosa sia. Quindi io sto facendo un semplice ragionamento, amici, logico, deduttivo, feroce, lo capisco, così come lo è stato per me. Quando Eugenio mi faceva questi discorsi, io mi sentivo, sapete quando provate spavento e vi brucia la pelle e si rizzano i peli? Io mi sentivo, dice, ha ragione. Ma perché siamo così? Gli dice, Eugenio, perché siamo così? Lui mi diceva, perché siete manipolati? Perché c'è un potere che vi mantiene così. C'è gente che vi sfrutta, che vi nasconde le cose, che vi riempie la testa di c***o, la moda, lo spettacolo, essere sexy, essere fighi, il primo, il più duro, il più cattivo. Ma questi sono inganni. Cioè voi vivete, sì, fammi finire questo discorsetto, mi diceva Eugenio, voi vivete una vita fuori di voi, non è il vostro progetto, è un progetto determinato da qualcuno efficato a suon di trasmissioni televisive nella vostra testa, perché voi non avete ricevuto dalla scuola una educazione a filtrare l'informazione che vi viene data, entra diretta. Addirittura la facciamo nostra, la difendiamo con le unghie e con i denti. Ah, credi agli UFO, scemo, scemo. Scusa, ma tu chi sei per dire che io sono scemo che credi agli UFO? Poi è un salumiere, con tutto rispetto per i salumieri, o un avvocato, perché gli avvocati sugli UFO sanno tutti. Un ingegnere. Ma non è un ufologo, non ha studiato questa materia. Quindi da quale pulpito di demenza e di arroganza tu prendi e rendi il ridicolo a me o a Fabrizio, a Ivona, chiunque sia, perché io parlo di qualcosa che tu non conosci? È una manipolazione indotta della nostra vita. È tutti così. Quindi quando il cretino ti prende per il sedere, lui lo scemo.
Perché si comporta in una forma che non nasce da un suo ragionamento, nasce perché ha ricevuto uno stimolo dai media e così come gli è stato vomitato in testa, lo rivomita fuori, senza capire che cavolo sta dicendo. Questa è la situazione aberrante con cui gli extraterrestri, poveretti, guardano la nostra società, perché loro che cosa sia la vita e che cosa sia la morte e che cosa sia la vita dopo la morte in termini scientifici lo sanno benissimo. Addirittura hanno delle apparecchiature, figuratevi a che livello può arrivare la scienza. Possono estrarre lo spirito da un corpo, metterlo in un altro corpo e trattenere quel corpo fino a che lo spirito che hanno messo in quel corpo finisce quella vita e lo rimettono qui. Pensate che scienza meravigliosa.